Siamo ormai entrati nel vivo della campagna elettorale, diversi i temi importanti. Parlerei di uno dei temi che abbiamo affrontato anche questa mattina, che è il tema del lavoro, dell'occupazione correlato alle imprese, visto l'enorme tassazione e il tema della burocrazia. Tante le imprese che purtroppo sono costrette ad andare all'estero. E vorrei ricordare anche con lei i tragici fatti dove molti dei nostri imprenditori si sono dovuti togliere la vita, non perché non erano bravi imprenditori, ma perché era casomai lo stesso Stato che non era riuscito a pagarli. Onorevole Di Maio. Sì, io penso che prima di tutto dobbiamo partire dalla convinzione, io ne sono convinto, che per creare lavoro in questo paese dobbiamo aiutare le imprese. Io non credo che si debbano creare posti di lavoro in altro modo se non aiutando le imprese private. Come si fa? Se io assumo un dipendente e lo pago 1.300 euro e me ne costa altrettanti, non riesco ad fare assunzioni. La Spagna ha fatto una cosa, ha superato i limiti europei del 3%, ha preso quei soldi e li ha messi nell'abbassamento del costo del lavoro per chi assume. Significa che quando io pago 1.300 euro di stipendio ad un dipendente, a me costa 300 euro, non 1.500. Questo è un primo punto. Secondo punto, dobbiamo pagare i crediti che lo Stato, i debiti che lo Stato ha nei confronti delle imprese. È assurdo che si chieda a tutti di rispettare fino al centesimo il pagamento delle tasse e lo Stato deve decine di miliardi alle imprese. Terzo, sono stato negli Stati Uniti 2 settimane fa, stavano votando al Congresso la riforma fiscale per le imprese, al 15% portavano le tasse. Ora io non sto dicendo che le portiamo al 15% in Italia, però sarebbe un po' utopico. Io ho chiesto una cosa, io ho chiesto scusate, ma i soldi dove li prendete per fare un'operazione del genere? Loro mi hanno detto, ma questo è un problema vostro europeo, i soldi dove li prendete, perché avete tutti questi vincoli europei che vi bloccano. Noi per 4 anni facciamo un po' di deficit, abbassiamo le tasse alle imprese, gli imprenditori assumono, rilanciano l'economia, ripaghiamo il debito e continuiamo a finanziare l'abbassamento delle tasse. Anche noi in Europa lo possiamo fare, lo hanno già fatto la Spagna, lo ha già fatto la Francia, solo noi italiani non ci siamo fatti rispettare ai tavoli europei, abbiamo sempre detto sì signore, rispetteremo tutte le regole e il risultato qual è? Che il debito pubblico continua ad aumentare. Aiutiamo gli imprenditori del nostro paese, non solo quelli degli altri paesi europei che sono stati aiutati dai loro stati. Io non ce l'ho né con la Merkel, né con Macron, né con Rajoy. Quelli sono capi di Stato che fanno gli interessi dei loro cittadini. Qui c'è bisogno di andare ai tavoli europei e dire, cari signori, gli italiani vi danno 20 miliardi di euro per il funzionamento della macchina europea ogni anno. O cominciate ad ascoltarci o una parte di questi 20 miliardi ce li prendiamo e li diamo a chi è stato danneggiato dalla crisi in questi anni. Un'ultima cosa, Equitalia va ancora abolita. Gli hanno solo cambiato nome. Lei diceva dei suicidi. Beh, io reputo responsabile di molti di quei suicidi Equitalia. E se noi oggi non aboliamo realmente quei criteri per cui si può perseguitare un imprenditore quando è in difficoltà, e allora lo Stato non sarà mai amico e continueremo ad avere serie difficoltà per le imprese. Prendo 2 telefonate veloci, poi le do la parola perché si è avvicinato l'inverno, non possiamo dimenticarci le tante difficoltà degli anziani, che è un tema che purtroppo viene poco trattato, cioè gli anziani vengono utilizzati in campagna elettorale, no? Sì, come purtroppo le persone disabili, perché portano voti, questa è la realtà dei fatti. Realmente ci sono i problemi quotidiani di molti anziani e uno di questi è purtroppo pagare il riscaldamento, come ad esempio il fatto delle famiglie che a causa del terremoto dello scorso anno si trovano ancora senza abitazione. Dall'altra parte però abbiamo un governo dove, mi dispiace dirlo, però la televisione in taluni casi fa molta compagnia, pretendono il pagamento del canone RAI in bolletta. Arrivo da lei, poi con questo però prima prendo i telespettatori. Pronto, buongiorno. Buongiorno, dottoressa Paola. Con chi parlo? Nome, cognome e domanda, Sì, Carlo da Bollate. Mi dica. Saluto Di Maio. Di Maio, io sono uno che ha quasi 63 anni e da 6 anni non ho la pensione. Cosa volete fare? Perfetto. Ridurci al suicidio anche a noi. Saluti. Grazie. Carlo, velocemente un'altra al volo. Sì o no? Pronto? Vincenzo Pavia, saluto lei e suo ospite. Mi dica, Vincenzo, due domande secche. Sul canone RAI, perché io cittadino devo pagare un canone che non guardo mai la RAI? Seconda domanda, perché si vuole fare scomparire il digitale terrestre, entro il 2022 dobbiamo cambiare tutte le televisioni e queste televisioni private che hanno fatto sacrifici per farci fare una bella televisione in cui possiamo parlare con i politici e sentiamo la vera Italia, devono pagare ancora per cambiare il digitale terrestre. Grazie, buona giornata. Grazie, velocemente così.
Onorevole Di Maio. I due temi sono quelli che, soprattutto il primo, mi chiedono continuamente. Abbiamo fatto in questi anni un errore enorme. Come Stato, io non c'ero in Parlamento, ma me ne preoccupo allo stesso modo, votare la legge Fornero. La legge Fornero va superata, perché non è solo una questione di quella persona di 63 anni che vuole andare in pensione e non ci riesce. Il problema vero della legge Fornero è che abbiamo in questo momento 1 milione di giovani che è stato espulso dal mondo del lavoro perché a 1 milione di italiani è stato impedito di andare in pensione. Quindi superare la legge Fornero prendendo prima di tutto i soldi dai 12 miliardi di euro di pensioni d'oro che si pagano ancora in questo paese. Io sono uno di quei parlamentari, insieme a tanti altri del Movimento 5 Stelle, che abbiamo rinunciato al vitalizio perché crediamo che in questo momento la prima cosa che non si debba fare è continuare a tracciare un solco tra la politica, i cittadini e i loro problemi. Sul canone RAI voglio dirle una cosa: per me non ha alcun senso pagare il canone RAI per questa RAI. Se vogliamo fare il modello BBC, allora ha anche un senso cominciare a pagare il canone. Ma se il modello deve essere questa RAI, in cui tra l'altro sono stati cacciati fuori i giornalisti che facevano share, quindi potevano far entrare soldi nella RAI, abbiamo perso gli sponsor, abbiamo regalato alle reti private, giustamente fanno il loro lavoro di campagna acquisti, i migliori giornalisti che avevamo perché magari parlavano male di Renzi o di qualcun altro, beh, allora io non glielo pago il canone né in bolletta né da altre parti. Se vogliamo creare una RAI che è un'industria culturale senza pubblicità, allora ha senso cominciare a parlare di canone. Prendo due chiamate e poi ritorno sul tema appunto anziani, correlato anche alle famiglie, perché oggi gli anziani sono fondamentali, perché come i nonni, no, contribuiscono in una situazione veramente, in taluni casi, impossibile da gestire senza la loro sono presenza. Sono un ammortizzatore sociale. Assolutamente, no. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Paolo da Pisa. Da dove? Da Pisa. Da Pisa, mi dica. Sì, no, niente, io conosco già Di Maio perché ho avuto modo di parlarci. No, niente, vi volevo dire, so che per i 5 Stelle la vita è difficile perché avendoli tutti contro non è mica tanto facile vivere. Comunque vi faccio complimenti perché da parte nostra, da parte mia, sono 8 voti che vi diamo. Siamo una famiglia di 8 persone, perché siete rimasti con una sponda, l'unica sponda che noi poveri italiani, messi come siamo in questo povero paese, ci date ancora una speranza. Grazie del servizio, è la promessa. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Buona giornata, grazie. Ciao. Pronto? Pronto? È caduta? Ce n'è un'altra veloce? Arriva subito. Allora, torniamo un attimo al tema delle famiglie, no? Famiglie, sì. Ammortizzatori sociali, ma... Beh, io le dico questo, noi siamo l'ultimo paese in Europa per nascite, la Francia è il secondo paese in Europa per nascite, noi siamo al 28esimo, 27esimo posto a seconda di dove consideriamo oggi l'Inghilterra, se dentro o fuori. Qual è la differenza? Di certo non la voglia di fare figli, perché siamo il primo popolo d'Europa per voglia di fare figli. I figli sono un atto d'amore e lo sappiamo, però dobbiamo sapere anche che abbiamo bisogno di uno Stato dalla nostra parte quando facciamo i figli. I miei amici che sono andati a lavorare come ingegneri in Francia e hanno figli lì, hanno uno Stato francese che fino al terzo figlio gli paga addirittura babysitter, pannolini, fino a corsie preferenziali per l'istruzione, per la sanità. Io voglio prendere quel modello francese di welfare alla famiglia e portarlo in Italia, perché la Francia fa questo, aiuta coloro che fanno figli a poter sostenere le spese soprattutto dei primi anni di nascita di un bambino. Dobbiamo tornare a crescere demograficamente. La crescita più importante in questo momento è quella della crescita demografica. Perché? Perché se saremo un paese in cui muoiono più persone di quante ne nascono, tra poco non riusciremo neanche più a pagare le pensioni. E se continuiamo così, saremo nel 2050 il terzo paese più anziano al mondo. Nulla da dire sugli anziani, anzi lo dicevamo prima, i nonni sono l'ammortizzatore sociale della nostra società, però dobbiamo anche lasciare ai nonni la possibilità di godersi un po' la pensione e di non mantenere due generazioni con la loro pensione. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sono Angelo di Arezzo. Angelo da? Arezzo. Arezzo, mi dica la domanda, buongiorno. Buongiorno, voglio sapere i vitalizi che fine hanno fatto, come l'hanno girata e se è vero che l'hanno... E l'hanno messa fino a nipoti, l'hanno estesa fino a nipoti. Va bene, la reversi. Ok, grazie, buona giornata. Pronto? Pronto? Allora, velocizziamoci. I vitalizi sono il vero scandalo di questo paese, perché al di là di quanto costano,
c'è un problema fondamentale. Qui si ha difficoltà a volte per una vedova ad avere la reversibilità della pensione minima di suo marito. In alcune regioni d'Italia addirittura il vitalizio lo ereditano i nipoti, non solo i figli. Noi vogliamo abolire il vitalizio e come segno di credibilità abbiamo detto non aspettiamo una legge per abolire il nostro vitalizio. Io avevo diritto al vitalizio, ho 31 anni, potevo avere il vitalizio, invece ho rinunciato al vitalizio insieme ad altri 130 parlamentari del Movimento 5 Stelle. Abbiamo fatto approvare una legge alla Camera che aboliva il vitalizio per tutti gli ex parlamentari e i parlamentari esistenti. Adesso questa legge è bloccata al Senato, la maggioranza e il governo dice adesso l'approviamo, ci fanno perdere tempo. Io voglio lanciare un appello qui da Canale Italia, dopo la legge di bilancio, quindi tra 2 settimane, prima di sciogliere le Camere, approviamo la legge che abolisce i vitalizi, faremo risparmiare circa 10 miliardi di euro in 10 anni. Posso farle una domanda? Io do delle regole, secondo me, delle regole che dovrebbero essere seguite. Chi fa politica li dovrebbe seguire, no? Prima di tutti, perché chi fa politica deve dare il buon esempio, no? Ho detto, chi deve essere candidato deve essere una persona che ha la fedina penale pulita, perché io non mi faccio rappresentare da chi non ha la fedina penale pulita. Seconda regola, deve essere un buon lavoratore in qualsiasi settore. Una persona che non ha lavorato, non ha studiato bene, non può governarci, secondo me, bene. E la terza regola è questo famoso, no? Salto della poltrona. Ovvero, io dico, se un politico eletto nel partito A non può durante la legislatura andare a finire in un partito B perché ha preso i voti di quel partito. È un problema che purtroppo anche voi l'avete avuto al vostro interno, certo. No? La Costituzione non lo permette, però io penso che se una persona non si riconosce più dovrebbe prendere la valigetta, lasciare la sua sediolina, lasciare lo stipendio e ripresentarsi con il nuovo partito nelle prossime elezioni. Voi che avete dei regolamenti, questa sì. Cosa è possibile o no? Perché telespettatori, cioè il cittadino la vuole, cioè se certo. Di Maio cambia partito, certo. Di Maio non, guardi, può prendere i voti del Movimento 5 Stelle. Io le dico questo, noi siamo l'unica forza politica in Parlamento che non ha mai accettato Volta Gabbana, ce ne sono alcuni che se ne sono andati e alcuni li abbiamo cacciati noi perché non si volevano tagliare lo stipendio, perché tra le cose con cui cerchiamo di dare l'esempio c'è anche il fatto, io avevo 300.000 euro in più sul mio conto corrente se non mi fossi tagliato lo stipendio. Ho tagliato il mio stipendio per 5 anni, per metà, insieme a tutti gli altri parlamentari. Oggi io ho rinunciato a 300.000 euro, tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno rinunciato a 21 milioni di euro di stipendi, mi potevano fare comodo. Sulla questione dei cambi di casacca, per me chi cambia casacca deve andare a casa, ha tutto il diritto di cambiare partito, però se ne torna a casa e si fa rieleggere. Però qual è il punto? È che tutti dicono dobbiamo limitare i cambi di casacca, ma poi fanno le campagne acquisti, neanche fossimo a gennaio, febbraio, quando si cambiano i giocatori nelle squadre di calcio. Allora, noi abbiamo dato un segnale di coerenza. Quando qualcuno voleva entrare nel nostro gruppo ed era di un altro partito, non lo abbiamo mai fatto entrare. Ora, sentire per esempio Berlusconi che dice dobbiamo abolire l'assenza di vincolo di mandato, quindi introdurre il vincolo di mandato, a me fa un po' ridere, perché negli ultimi mesi si è caricato nei suoi gruppi parlamentari tutta gente che aveva cambiato casacca in questi anni, quindi credibilità è importante su questo. Tra l'altro Berlusconi dichiara appunto che il Movimento 5 Stelle massacrerà il ceto medio, che col Movimento 5 Stelle l'Italia andrà alla rovina ed è più pericoloso della sinistra. A me... diciamo, Berlusconi fa simpatia anche per il modo con cui ogni giorno mi attacca. Io le posso dire la verità, ho 31 anni, sono a 5 anni in Parlamento, rappresento la prima forza politica del paese, non avrei mai immaginato che ogni giorno Berlusconi si svegliasse e mi attaccasse con questi metodi. Noi, gli rispondo con simpatia, a me sembra che Berlusconi si sia svegliato dopo 20 anni e sembra che stia portando avanti ancora le stesse politiche del 94, ma non ha capito che il ceto medio oggi sta con noi. Noi abbiamo il 30% in Italia di consensi, siamo la prima forza politica, in matematica il ceto medio non sta più con lui che credeva nella sua rivoluzione liberale. Oggi è quel ceto medio che noi aiutiamo tagliandoci gli stipendi e facendo nascere nuove imprese, combattendo contro la burocrazia, chiedendo più diritti e soprattutto aiutando le famiglie che vogliono fare figli. E ve lo ricordate Goodbye Lenin? Era un film in cui c'era la protagonista che prima della caduta del muro viveva a Berlino Est, poi nella Germania dell'Est, poi si sveglia dopo la caduta del muro e non capisce niente più. Beh, a me sembra questo Berlusconi, ditegli che quando attacca noi attacca il ceto medio.
io. La mia famiglia fa parte di quella parte di società. Mio padre era un imprenditore che credeva nella sua rivoluzione liberale. Lui li ha delusi e adesso ogni giorno ci attacca per spaventare gli italiani. Io non credo che gli italiani ci caschino. Pronto? Sì, buongiorno, sono Nicola di Concorrezzo. Buongiorno. Volevo fare due semplici domande. Dunque, una che dicono i 5 Stelle, anzitutto sono di movimento anch'io di 5 Stelle, che pare sicchiane che ci do voto e ho fiducia di questi personaggi qui. Visto che sono giovane, ho fiducia perché io ho 75 anni. Vorrei chiedere, dopo fatte due legislature, perché non vengono candidati ancora se il cittadino e il popolo vuole? Perché se Di Maio è onesto, perché l'anno 21 finisce la sua legislatura e devo andare via quando io lo posso votare ancora? Questa è una domanda. Poi, per la povertà del paese, signore, sì, io ci credo c'è una povertà, ma facciamoci delle domande anche a questa gente, cosa hanno fatto nella sua vita. Perché io c'ho dal 57 che lavoro, che ho i contributi. Non mi posso lamentare, ma se la gente sono stata in galera, la gente hanno lavorato in nero e ci danno 500 euro di pensione, me la rubano parte della mia, che ho lavorato da 57 a oggi, che ho pagato i contributi. Grazie. E queste robe non mi stanno bene. Buona giornata. Grazie, buongiorno e scusate. Non ci mancherebbe che studiare, è posta questa trasmissione per parlare con voi. Prego, onorevole Di Maio. Lui parlava prima della regola dei due mandati. Tra le regole che abbiamo introdotto nel movimento ce n'è una che dice che non puoi stare tutta la vita su una poltrona. Perché, vedete, puoi entrare in quei palazzi con le migliori intenzioni, ma se hai un orizzonte infinito nello stare lì dentro, prima o poi trovi sempre un modo per aggirare, trovare una scorciatoia. Allora, noi abbiamo fatto una cosa semplice. Da noi vale la regola dei due mandati. Puoi essere eletto due volte, poi devi tornare alla tua vita. Questo ve lo dico, per esempio, ho fatto il mio primo mandato, mi sto candidando per il mio secondo mandato. Ha un effetto su me che rappresento le istituzioni che è bellissimo, perché io ho poco tempo per raggiungere i risultati, li devo raggiungere, e so di dover tornare nel mondo reale e quindi mi preoccupo del fatto che quel mondo sia migliore, perché ci devo tornare a lavorare. Io prima stavo aprendo un'impresa di comunicazione, voglio tornare a fare quello, ma voglio tornare in un mondo delle imprese che stia meglio di quel mondo quando sono entrato. E perciò lavoriamo tutti con una certa fretta. Qual è stato il problema dell'Italia? Che entravano dei bravissimi politici nelle istituzioni, ma per restarci 20 anni cominciavano a fare carte false e dimenticavano le persone, i cittadini. Se tornasse indietro, sì, al suo primo giorno, quando si sono aperte le porte, no, del Parlamento, rifarebbe tutta questa esperienza, domanda? Sicuramente, sicuramente. Ovviamente, come ognuno nella nostra vita, facciamo qualche errore, però farei tutto quello che abbiamo fatto, che ho fatto, perché vede, in questi anni tutti ci hanno detto ogni anno per 5 anni state per morire, siete un fuoco di paglia, siete un fuoco di paglia, siamo la prima forza politica del paese con Berlusconi che ha la metà dei voti nostri, il PD il 10% in meno e ogni giorno ci attaccano, erano quelli che dicevano nel 2013 morirete nel giro di 3 mesi. Ma non lo dico per vantarmi, lo dico perché ci credo, perché sappiamo che se sei coerente, alla fine le persone ti premiano. Se invece trovi sempre scorciatoie, sotterfugi per fregare gli italiani, e allora prima o poi gli italiani se ne accorgono e ti puniscono. Come si vede come premier? Io credo molto nel lavoro di squadra. Voi usate a Milano un termine, se non sbaglio si dice "che pensi mi". Ecco, diciamolo a tutti i telespettatori, ci penso io, chi ci segue dal sud. Il "che pensi mi" è un po' finito, cioè l'uomo solo al comando è superato. Io credo molto nel valore della squadra, presenteremo una squadra di ministri, io ho l'incarico di comporre una squadra di candidati ministri prima delle elezioni politiche, farò conoscere agli italiani quale sarà il mio ministro dell'interno, il mio ministro della difesa, il mio ministro dell'economia. Queste persone saranno la squadra con cui cambieremo il paese e miglioreremo la qualità della vita degli italiani, perché tutti i temi che sono stati posti dai cittadini, interessantissimi nelle telefonate, mirano tutti a migliorare la propria qualità della vita, la propria condizione di vita, un po' di serenità in più, un po' di felicità in più, e questo è il nostro obiettivo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa, e al suo ospite. Con chi parlo? Sì, Antonio dalla provincia di Lecce. Di Lecce, mi dica, buongiorno. Signor Vicepresidente, buongiorno. Buongiorno. Ci bombardano continuamente con l'idea che l'economia italiana ristagna e non decolla per via dell'enorme peso del debito pubblico, che è oggettivamente quello che è. Però nessuno riesce a spiegare come mai paesi come il Giappone, che hanno un debito pubblico 4 volte superiore al nostro, per non parlare degli Stati Uniti,
il cui debito pubblico in trilioni di dollari non è nemmeno quantificabile, presentino economie in crescita, in netta crescita, e servizi e qualità di vita lontanamente non paragonabili a quelli della nostra povera Italia. L'altra cosa che volevo chiederle è, in occasione delle prossime elezioni, è vero che siete la prima forza politica del Paese e molto probabilmente ritengo che avrete i maggiori consensi, però questi consensi purtroppo credo anche non saranno sufficienti a garantirvi la maggioranza necessaria per governare. Grazie. Quindi sarete lì. Mi sente? Come governo di minoranza. Ecco. Grazie. Domande brevi. Grazie, prego, onorevole Di Maio. Altrimenti era non un riusciamo. Pensiero molto articolato, esatto. Molto interessante. Parto dalla fine. Noi ci vogliamo prendere la responsabilità di dare un governo a questo Paese. Lo faremo con tutte le nostre forze, anche trovando convergenze sui temi in Parlamento. Quindi se saremo la prima forza politica del Paese, come credo sarà il giorno dopo le elezioni politiche, chiederemo al Presidente della Repubblica un incarico di governo, ci presenteremo alle Camere e diremo: cari signori, che ne dite di votarci la fiducia su abbassamento delle tasse alle imprese, sostegno al reddito a chi perde il lavoro, lavoro per i giovani e nuove misure per investire nelle nuove tecnologie, per gli aiuti alle famiglie con il welfare familiare. Chi è d'accordo ci voti la fiducia. Sul piano invece del primo punto, Giappone stampa moneta, gli Stati Uniti stampano moneta. Noi abbiamo l'euro, che non significa che non possiamo fare deficit quando dobbiamo fare gli investimenti. Lo hanno fatto in Spagna, lo hanno fatto in Francia, anche noi, come dicevo all'inizio, ci dobbiamo far rispettare a quei tavoli. Domanda che riguarda lo Ius Soli. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Che oggi parlare di Ius Soli in Italia è sbagliato, perché chi diventa cittadino italiano diventa anche cittadino europeo. Quindi se si deve parlare di Ius Soli, se ne parli con tutti i paesi europei. Non è che noi ci facciamo le nostre regole per dare la cittadinanza, la Germania ne ha altre, la Francia ne ha altre. Perché che cosa succederà? Che poi, giustamente, quelli che vorranno ottenere la cittadinanza cominceranno a spostarsi di paese in paese e magari faranno nascere i loro figli nel paese con più convenienza. Io questo lo dico anche per interesse europeo. Se dobbiamo discutere di questo tema, se ne discute nelle sedi europee. A livello italiano è diventato propaganda, quindi noi non lo voteremo in Senato. Pronto? Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, onorevole Di Maio. Nome e città. Io le faccio una domanda secca. No, ascolti. Allora, mi devono seguire però sulle regole, per piacere. Il nome e la città. Scusi. Grazie. Sono Giulio di Ponte Nerea, di Belluno. Perfetto, grazie. Domanda. Sì. La domanda è: come pensate di risolvere questo problema, perché io lo chiamo grosso problema, della invasione? Questa è una invasione, signor Di Maio, perché questa gente che entra, come pensate di distribuirla e rimandarla indietro dopo? Perfetto, grazie. Tema immigrazione, onorevole Di Maio. L'immigrazione in Italia è un business. Gli italiani pagano 4,5 miliardi di euro ogni anno per l'accoglienza dei migranti e la gran parte di questi soldi finiscono in meccanismi di dubbia trasparenza, come sistemi di cooperative, di alberghi. Io sarei molto più contento di dare quei 4,5 miliardi di euro ai paesi di provenienza di queste persone. E quindi noi dobbiamo fare un ragionamento molto onesto. C'è chi può stare qua e chi non può stare qua. Quando si parla di rimpatri, io parlo spesso di rimpatri, dobbiamo parlare di riportare nel paese d'origine una persona, ma in un paese d'origine dove avremo investito anche dei soldi per la cooperazione internazionale, avremo migliorato le condizioni di quel paese. E poi, se arrivano in Italia 100 migranti, per me 90 devono andare negli altri paesi europei con un meccanismo di redistribuzione scientifico, non che ogni volta ne arrivano 100, se ne accumulano 10.000 e poi dobbiamo andare a pregare l'Unione Europea di redistribuire una parte di quei 10.000, se siamo Unione Europea. Se non siamo Unione Europea, lo ripeto, allora a quel punto ce lo dicano, perché prendiamo i 20 miliardi che gli diamo ogni anno e li utilizziamo per gestire questa emergenza da soli. 4,5 miliardi di euro ci mettono gli italiani in tasse ogni anno per la gestione dell'immigrazione,
l'Europa ci mette solo 100 milioni di euro, 4 miliardi e mezzo contro 100 milioni. Questo oggi è lo stato delle cose. Prendo una telefonata e poi so che nel suo tour di inizio campagna elettorale è andata a visitare proprio le realtà degli artigiani, quindi sì. Poi le volevo fare la domanda sulla valorizzazione del Made in Italy, perché purtroppo molti artigiani tendono a chiudere. Pronto? Sì, sono Graziella da Rimini. Graziella da Rimini, domanda. Allora, lei ha parlato del abbassare le pensioni d'oro, va benissimo, ma lei può immaginare la montagna di ricorsi che arriveranno? Quindi quei soldi, quei 10 miliardi che vengono spesi, dei quali forse 5 potrebbero venire utilizzati, però quei 5 miliardi saranno solamente ricorsi. Prima domanda. Seconda. Lei adesso ha parlato dell'immigrazione e di dare questi soldi ai paesi, ma lei si rende conto, primo, che questi paesi per la maggior parte sono, diciamo, piccole dittature familiari, e quindi quei soldi che vengono spesi vengono spesi male, cioè vengono incamerati. Graziella, grazie, buona giornata, prego. Sì, sul secondo punto, ovviamente quando io parlo di cooperazione internazionale dobbiamo utilizzare organizzazioni e associazioni che su quel territorio lavorano, operano, e guardate che quando si fa cooperazione e si aiutano quei paesi, gli si impone anche nuove regole democratiche se vogliono avere i soldi della cooperazione internazionale. Quindi è un do ut des di cooperazione che ci può stare, anche perché non abbiamo alternative. O aiutiamo quei paesi oppure questi flussi non si fermeranno. La seconda cosa invece per quanto riguarda le pensioni d'oro, sono consapevole del problema dei ricorsi e infatti quando si è fatta la riforma costituzionale un anno e mezzo fa in Parlamento, io volevo mettere in Costituzione l'abolizione delle pensioni d'oro, così non poteva essere più un principio a cui fare ricorso. E lo rifaremo, perché se servirà a bloccare i ricorsi, basta approvare una norma di due righe nella riforma costituzionale che con effetto retroattivo, nella Costituzione, che con effetto retroattivo blocca le pensioni d'oro. Non serve modificare la Costituzione direttamente, basta una legge costituzionale. Piccoli artigiani, valorizzazione delle nostre realtà e quindi Made in Italy, e poi devo chiudere, sì lo so. C'è il Made in Italy, prima di tutto, se lo vogliamo tutelare dobbiamo abbassare il costo del lavoro, e le dico perché, perché tante aziende stanno sostituendo le persone con le macchine, c'è la robotizzazione, c'è la digitalizzazione, però nel Made in Italy è impossibile, come fai a sostituire un artigiano con un robot? Perdi l'artigianalità di quello che sta facendo, quindi il miglior modo per difendere il Made in Italy è fare in modo che quando si assumono artigiani, quando si assumono, o quando io artigiano porto avanti la mia impresa, non debba pagare un costo del lavoro enorme rispetto allo stipendio che corrispondo a me stesso e ai miei dipendenti. Ovviamente per fare questo dobbiamo fare una manovra shock sull'abbassamento delle tasse sul lavoro, e allo stesso tempo l'altra sfida del Made in Italy è trasferire questi mestieri ai giovani, e per questo i centri per l'impiego non servono a nulla in Italia, o li riformiamo oppure per come sono messi non saremo mai in grado di trasferire questa capacità e questa bravura della nostra manodopera ai più giovani. Un'ultima domanda, faccio in tempo, chiudo, ditemi sì o no, una chiamata abbiamo, veloce, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Con chi parlo? Sono Luciano. Da dove? Da Mi dica, buongiorno. Luciano. Sì, mi dica. Da Cagliari. Sì, da Cagliari, mi dica. Una cosa, per quanto riguarda, io sinceramente ho poca fiducia nella politica, però sono curioso perché sto lottando. Ragazzi, però bene. Allora se l'audio è così, ha poca fiducia nella politica, ma ci siamo perse la continuazione, capita. Allora, io le faccio un'ultima domanda veloce, perché oggi i cittadini italiani, anche se sono scontenti della politica, devono tornare alle urne per il problema dell'astensionismo, perché questo è assolutamente uno dei temi che sarà protagonista, no, nelle prossime elezioni, sia a livello nazionale che regionale. Io le dico questo, mi fermano tante persone e mi dicono: io lo so che voi siete onesti, che portate avanti delle battaglie, che siete un movimento di persone che ci credono, però noi non crediamo che le cose possano cambiare. Il problema dell'astensionismo in questo momento è che tanta gente magari riconosce anche a noi la capacità di voler andare a cambiare le cose, ma non credono che le cose possano cambiare. Io dico questo: in questi 5 anni qualcosa
in questi 5 anni, facendo quello che ho fatto, ho capito che qualcosa poteva cambiare dall'opposizione. Per esempio alla Camera dei Deputati, non so se lo sa, ma quando sono arrivato ai parlamentari si pagavano anche, si rimborsavano anche le insolazioni e le punture d'insetto. Sì, agli ex parlamentari si pagavano addirittura i viaggi, pur essendo ex parlamentari. Questa roba l'abbiamo fatta saltare, gli italiani non la stanno pagando più. Quindi ho visto che volendo i soldi ci sono e le cose si possono fare dall'opposizione. Ora dateci l'opportunità di governare questo paese e vi faccio vedere che ci andiamo a prendere i soldi che ci hanno tolto e li ridiamo ai legittimi proprietari che sono i cittadini italiani. Grazie mille, grazie. Un grazie al candidato premier del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Luigi Di Maio, grazie ancora, l'aspetto ancora con noi. Volentieri, la vengo a trovare. E poi anche a Padova dal nostro direttore nel serale. Ci vediamo a Padova, tanto prossimamente sarò da quelle parti. Va bene, nostro direttore Vito Monaco, grazie mille onorevole, grazie a tutti voi, una buona domenica.